Buongiorno a tutti, siamo qui con il dottor Sergio Perri, psicoterapeuta. La domanda del giorno riguarda noi, ecco, noi genitori con figli adolescenti. Allora, quando ci chiedono per esempio di lasciare libera la casa, 14-15 anni per organizzare una festa, è giusto seguire le loro richieste? Nel senso, potremmo noi, la nostra idea è così possiamo, se rimaniamo a casa, controllare per esempio, se bevono o se fumano. Logicamente i ragazzi non vogliono essere controllati e vogliono avere una totale libertà di gestione proprio della nostra casa. Secondo lei qual è il consiglio per noi genitori? Beh, premesso che non c'è appunto, no, una ricetta valida per tutto e per tutti, la richiesta di una sperimentazione, diciamo così, no, progressiva, di libertà da parte dei nostri ragazzi va certamente accolta. Come dire, il no o il sì, il no ad oltranza oppure il sì, no, fintamente democratico, ecco, non so. Mi domando se possa essere bene che il genitore pattuisca in qualche modo con il proprio ragazzo una condotta di comportamento anche nella propria assenza. Penso che questa cosa possa, come dire, dare fiducia al ragazzo, che il ragazzo senta da parte del genitore la fiducia a gestire una serata nella propria casa in una condizione di autonomia, in assenza del genitore, senza che questo però dal ragazzo venga recepito come posso fare di tutto, lo sbrago totale, mi impasticco, mi strabevo, faccio di tutto e di più. Ecco, mi domando se sulla base appunto, no, di un patto di fiducia, il genitore possa concedere anche a 14 anni al proprio ragazzo uno spazio di autonomia nella casa familiare con i propri amici a delle condizioni da rispettare. Quindi deve dare delle regole da condividere, sì. Da condividere, dove il genitore nell'assenza della propria presenza fisica, come dire, in qualche modo continui a essere in casa attraverso questo piccolo sistema di condivisione di regole da pattuire con il ragazzo stesso, oltre il quale mi sembra appunto giusto che il ragazzo non vada. Quindi non bere alcolici. Non si strafà, ecco, non si sbraga, no, perché il genitore in quel momento non c'è. Il genitore non è presente fisicamente, però è presente, come dire, emotivamente con la fiducia che ti ha dato e quindi questo patto va rispettato. C'è un momento di spazio, di libertà che il buon genitore ha concesso e che in nome di una fiducia di relazione che quindi anche da parte del ragazzo deve venire rispettata. E eventualmente il divieto se non rispetta queste regole, cioè nel momento che uno ritorna a casa, mettendo in conto che se non viene rispettato una prossima volta analoga di fronte ad una richiesta di libertà da parte del ragazzo viene rifiutata. Può venire rifiutata in nome di hai mancato un senso di fiducia e ricontrattiamo la fiducia prima tra di noi. Ecco, quindi non mi rigiderei in una posizione no ad oltranza oppure un sì fintamente democratico, insomma, ma lo prenderei anzi come un'occasione, insomma, no, di confronto aperto con il ragazzo in nome di una fiducia, di uno spazio di libertà che viene riconosciuto come bisogno da parte del proprio ragazzo, ma che va conquistato appunto in nome di una lealtà di relazione col genitore. Direi, starei su questa posizione. Sì. Grazie tante, dottore. A voi. Grazie.